Lui che a malapena sapeva farvi conto, con esperimenti, lui che non era in grado di piantare un chiodo nel muro. Era chiaro che esagerava in questo suo giudizio negativo, ma tanta era l'invidia che aveva perduto del tutto l'obiettività. Raimondo si era sempre considerato un buon artigiano e un illuminato conoscitore delle leggi della fisica ed era convinto che quell'incarico di insegnamento della meccanica sarebbe stato un suo diritto. Maledetti burocrati, ciechi di fronte all'evidenza delle competenze e delle conoscenze di un uomo che ingiustamente era stato ritenuto degno del solo incarico di bidello. Ma ci avrebbe pensato lui a riscattare le proprie abilità e a punire quel ruffiano di Sebastiano che sicuramente aveva ottenuto un incarico tanto prestigioso grazie alla sua evidente piaggeria. Ora che aveva raggiunto una certa sicurezza economica, Raimondo poteva permettersi di trascorrere un po' del suo tempo prezioso alla ricerca della giusta vendetta. Doveva punire Sebastiano Canterzani pubblicamente di fronte al rettore del collegio e agli altri professori, sostituti, aiutanti e ostensori designati a nobili insegnamenti. Di fronte anche a quel Gregorio Filippo Maria Casali Bentivoglio Paleotti, senatore marchese, che dopo essere stato incaricato di semplici medicinali, ora insegnava anche architettura militare regolare e poi in seguito avrebbe insegnato anche quella irregolare. Architettura militare, bofonchiava Raimondo, quindi armi da guerra, perché no? Le armi da guerra suscitano sempre un certo interesse, attraggono i senatori e i prefetti e di conseguenza possono coinvolgere i professori dell'Istituto delle Scienze. Quindi anche Sebastiano Canterzani, che farebbe carte false per guadagnarsi la stima dei potenti. Quel pensiero cominciò a farsi strada nella sua mente assetata di vendetta o di giustizia, come diceva lui, quasi per assolversi del suo grave peccato. Si avvicinò alla libreria e cominciò a leggere con attenzione i titoli dei libri, non troppi per la verità, che ospitava sui suoi scaffali. Lesse e rilesse i titoli di tutti quei libri, ma quello che più attrasse la sua attenzione fu un De motu rotatorio di George Christoph Lichtenberg. Lo aprì. Letta in consesso pubblico Societatis Regio Scienziarum 21 febbraio 1778, dunque recentissimo, solo di qualche mese prima. Quel libro poteva contenere l'idea vincente per la sua sete di giustizia. Si sedette al tavolo e cominciò a leggerne con attenzione le pagine, con molta attenzione, dato che il testo era scritto in latino e lui faticava un po' a decifrarne il significato. Passarono le ore velocemente, solo a tarda sera, quando la luce della lampada rendeva la lettura ancora più problematica, trovò la giusta ispirazione. In un capitolo nascosto tra le barocche speculazioni teoriche di George Christoph Lichtenberg, faceva capolino un paragrafo dedicato alle forze protagoniste del moto circolare. Si parlava di forza centripeta, di forza centrifuga, di velocità tangenziale angolare, di raggi delle circonferenze. Molti di quegli argomenti non gli erano mai stati troppo chiari. Per esempio, aveva sempre avuto forti perplessità sulla differenza fra forza centripeta e forza centrifuga. A quale delle due era imputabile il moto circolare? E poi, se esse erano di uguale intensità e direzione, differivano solamente per il verso, essendo entrambe contemporaneamente applicate al corpo rotante, non doveva accadere che esso non risentisse di alcuna forza? Infatti, la somma delle due azioni doveva essere uguale a zero. Lesse e rilesse il trattato di Lichtenberg e alla fine, come accade solitamente a uno studioso coscienzioso e attento, un varco si aprì nella sua mente e tutto gli fu chiaro. La consapevolezza dei limiti intellettivi del suo rivale era tale che Raimondo era convinto di aver appreso cose assolutamente sconosciute a Sebastiano ed era proprio con quelle sue nuove conoscenze che avrebbe architettato la vendetta. Spense la lampada e si coricò sereno. Dormì profondamente, fu un sonno profondo, senza sogni, che lo abbandonò solo a mattina inoltrata, quando un fastidioso raggio di luce
colpì le sue palpebre appesantite dal nuovo sapere. Il bidello Raimondo Speciotti cercò l'abito più consono al suo nuovo ruolo e raggiunse con buon passo la sede dell'Istituto delle Scienze. Non si preoccupava di dover sopportare lo sguardo beffardo del professor Canterzani, anzi, più questi lo avrebbe biasimato, tanto più lui lo avrebbe ossequiato. Doveva accattivarsi tutta la fiducia del suo rivale per agire mellifluamente e con successo. Nei primi giorni si limitò a salutare ossequiosamente e a sorridere, poi azzardò qualche breve frase di convenienza. «Complimenti per la vostra capacità di affascinare gli studenti. Ho avuto l'onore e il piacere di ascoltare lodi lusinghiere nei vostri confronti». E Sebastiano Canterzani gonfiava il petto, orgoglioso, ostentando una modestia fin troppo falsa. «Fremo nell'attesa di assistere ai vostri esperimenti, maestro. Sarei lusingato se mi faceste partecipe. Vedremo, vedremo, bidello Speciotti», rispondeva altezzoso Sebastiano, mettendo in evidenza con malignità quel bidello che tanto faceva soffrire Raimondo. E Raimondo sorrideva, si inchinava, apriva la porta, accompagnava il maestro nell'aula e con la massima deferenza si allontanava a ritroso, come si era soliti fare alla presenza di un alto prelato o di un monarca. E Sebastiano non lo degnava di uno sguardo, tutto preso dall'impegno di far colpo sul suo auditorio. Quando alla fine della lezione gli studenti applaudivano, Raimondo si affrettava ad aprire la porta per rendere ancor più teatrale l'uscita dall'aula del maestro. Le cose andarono avanti così per molti giorni, forse per mesi, e quel suo atteggiamento esageratamente ossequioso cominciò a dare i primi frutti. Fu durante la settimana in cui Raimondo Speciotti dovette rimanere lontano dall'istituto che Sebastiano ne avvertì la mancanza. Sentì che non poteva fare a meno della deferenza del bidello più ossequioso della scuola. Così quando Raimondo fece ritorno, Sebastiano lo salutò calorosamente, appoggiandogli una mano sulla spalla e confessandogli che gli era mancato. Fu il segnale per affondare lo stiletto nel fianco del borioso e inconsapevole rivale e lui non mancò il colpo. «Che gioia, maestro, per poter assistere nuovamente alle vostre magnifiche lezioni! Sapeste quanto mi sono mancate?» Non dite così, Raimondo, non a caso questa volta non lo chiamò bidello. Anch'io ho sentito la vostra mancanza, è confortante la presenza di una persona devota che ti aiuta nell'arduo compito di educare e di istruire. E gli esperimenti? Ne avete fatti di nuovo, immagino, sempre più affascinanti, e qui lo stiletto affondò nella povera vittima. Ne ho fatti, sì. Ed hanno avuto un buon successo, ma vedete, non sono riuscito ancora a progettarne uno così entusiasmante da attirare l'attenzione dei senatori e dei prefetti, e innanzitutto del signor senatore marchese Gregorio Filippo Maria Casali Bentivoglio Paleotti, alla cui stima tengo moltissimo. Non sapeva il povero Sebastiano che aveva definitivamente offerto il fianco al suo carnefice. Raimondo trattenne a stento un sorriso sardonico e cattivo e si limitò a dire: «Ma come, maestro, non vi mancheranno le idee?» «Beh, no, certamente, ma vedete, mi manca qualche cosa che abbia a che fare con le macchine da guerra, con la meccanica». «Macchine da guerra, dite?» «Forse per questo ne ho viste di bellissime nei miei recenti viaggi in terra francese. Una in particolare dal principio di funzionamento alquanto semplice ma dall'indubbio successo militare». «Davvero? Di che si tratta? Ditemi». «Ma non vorrete che io, povero ignorante bidello, dia suggerimenti a un luminare come voi? Figuratevi, sono abbastanza illuminato da sapere accettare i consigli dei poveri ignoranti». E così si scavò definitivamente la fossa, dato che Raimondo si sentì profondamente offeso e fugò definitivamente anche l'ultimo pudore che poteva farlo desistere dalla vendetta. «Sono onorato del vostro consenso e vi illustrerò volentieri la macchina che mi ha così colpito. Solo non qui, non ora. Ci sono occhi e orecchie dovunque ed è bene che rimanga un segreto fra voi e me». «Giusto, giustissimo. Allora vi aspetto questa sera stessa. Mi farete l'onore di venire a cena nella mia villa sui Colli. Lì nessuno ci potrà spiare e avremo tutto il tempo per approfondire l'argomento». Si salutarono con un inchino e ognuno ritornò alle proprie faccende.